13 maggio, 21 maggio, per una mostra che è un'anteprima molto golosa qui alle stanze dei Guglielmi di Massa, che annuncia ciò che avverrà il 6 luglio a Villa Cutori, sede dell'Agenzia per il Turismo e una dei luoghi delle location più belle della Versilia, perché in quel caso il 6 luglio alle ore 21 saranno presentate alcuni volumi dell'editoriale Giorgio Mondadori in un'organizzazione del sottoscritto, di Gianmarco Montelli e del maestro Domenico Monteforte, perché presenteremo l'arte in cucina, poi la collana Segni Artis, le grandi monografie per l'editoriale Giorgio Mondadori e il mio libro Profili d'artista. E qui alle stanze dei Guglielmi, in periodo elettorale, in realtà abbiamo portato arte di grande qualità. Abbiamo le opere di Roberta Betti, di Emanuele Biagioni, di Piero Crivellari e di Fabio Santori, quattro artisti che fanno parte del contesto dell'arte cucina e di profili d'artista per iniziare a dare l'appuntamento al 6 di luglio a quest'estate, dove Massa esprime anche il meglio del suo potenziale. Quindi diamo l'appuntamento intanto a questa mostra. Emanuele. Ciao, buongiorno a tutti, vi aspettiamo tutti il 6 di luglio a questa esposizione. Perfetto, quindi intanto già venite a vedere questa delle stanze dei Guglielmi, Piero. Ciao, sono Piero Crivellari e la mia pittura è una pittura sull'originalità, la tecnica e il colore, una ricerca molto sul colore. E quindi con loro, con gli informali di Roberta Betti, con le sculture concettuali in legno di Fabio Santori, con la pittura internazionale, con questa raffinata tecnica di Piero Crivellari e con la figurazione autorevole di Emanuele Biagioni, con le sue storie, con le sue metropoli, con le sue città, vi diamo appuntamento qui alle stanze e poi chiaramente il 6 di luglio e lascio la chiusura a Domenico Monteforte, di cui ieri ho inaugurato con grande soddisfazione nella mia curatela, e con Riccardo Nicoletti la mostra a Firenze. A Villa Rivabene, quindi fate un giro in Toscana. Partite da Firenze, vedete la Toscana, respirate l'anima della Toscana con Domenico Monteforte, poi venite qui alle stanze e poi tornate quest'estate. Diamo l'appuntamento, Domenico. Allora, Firenze, terra di Toscana, per cui Villa Rivabene è una mostra molto bella, molto particolare, 26 opere molto inedite. Qui c'è una preview di quello che sarà l'estate e poi il 6 luglio la presentazione dei libri, dei volumi editoriali Giorgio Mondadori, che sarà, insomma, un piatto piuttosto succulento per chi vorrà avvicinarsi. L'arte cucina, Segni Artis, Profili d'artista, seguiteci e vedrete arte di qualità e volumi di qualità, arte da sfogliare.